Sei un nuovo autista, sei nuovo del settore o sei un veterano e non conosci questa funzione del Volvo, allora te la faccio conoscere io. Sali a bordo con me che ti faccio vedere come funziona la leva del VEP Plus per una cosa che non hai forse mai visto. Ora ti mostro come faccio a sganciare in totale sicurezza e senza difficoltà il semirimorchio svirgola che è attaccato dietro al mio Volvo. Andiamo a fermarci, andiamo a tirare il freno di stazionamento, la leva in neutro del cambio automatico, tiriamo la leva del VEP verso il volante finché non ci compare la scritta freno rimorchio azionato, in questo caso un semirimorchio. Vi spiego perché faccio questa procedura. Una volta azionato il freno di stazionamento anche del tuo semirimorchio, ricordo con la leva del VEP Plus del freno motore, sarà molto più facile andare a sganciare senza problemi il tuo semirimorchio. Il semirimorchio rimarrà frenato finché tu non andrai a sganciare le canne dell'aria. Innestiamo la marcia di partenza, tiriamo la leva del VEP verso il volante e iniziamo a far dondolare il camion. Il semirimorchio risulta agganciato. Questa informazione la puoi trovare nell'applicazione di Volvo Trucks. Scaricala ora, disponibile per sistemi iOS e Android, completamente gratuita. Questa doppia funzione della leva serve a sganciare in totale sicurezza il tuo semirimorchio o riagganciare e partire in totale sicurezza con il tuo semirimorchio e il tuo Volvo. Scarica ora l'app dall'App Store.